quindi io vengo da Latina, che è a 60 km a sud da Roma, io insieme a Maurizio, Jacopo e Francesco, nostro grande presidente. E innanzitutto ringrazio la Ferrari per averci concesso questa grandissima, immensa occasione che io mai avrei pensato un giorno di poter attraversare il mondo per poter condividere con voi, fratelli, con cittadini, con paesani, con patrioti, questa grande emozione, no? E diciamo, in vari eventi ci è capitato di portare, diciamo, alto il nome della Ferrari con delle rime baciate, no? E quello che mi viene in mente in questo momento, rifacendoci un po' anche alla lingua italiana, nonché a Roma, che è la capitale, diciamo, dell'Italia, è questo, che vi invito, diciamo, ad alzarci in piedi e a condividere con noi questo momento conviviale. Ed è questo, no? Allora brindiamo alla Ferrari S.P.A. che ci ha fatto incontrare e che nessuno mai dividerà, a noi. Cin cin. It's lights out and away we go. Verstappen does start very well. Sebastian Vettel covers it across. Bottas has got a fight on his hands against Verstappen and he loses out, but going into turn two, tries to fight back again. It's wheel to wheel as Vettel goes away. Bottas gets ahead of Max Verstappen. Then comes Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo ahead of Kimi Raikkonen and Esteban Ocon on the inside going into the chicane of Nico Hülkenberg, but just a bit too far back. Quinto anniversario del club Scuderia Ferrari a Toronto, guidato da un calabrese, abbiamo avuto già ospite quest'inverno, Antonio Foglio. Certamente Nicola, è un onore, un piacere, come si dice, essere presidente di questo club, che veramente per 5 anni abbiamo avuto una favola con i nostri membri, i nostri iscritti qua a Toronto, come anche se noi ultimamente la nostra Ferrari non ha avuto successo in pista, ma noi come club siamo riusciti a essere sempre vincenti, essere sul podio ogni anno, siamo riusciti a essere come secondo club al mondo e per 4 anni di seguito siamo stato il miglior club all'estero, al cuore dell'Italia. E certamente noi siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi di tutti i nostri iscritti, dei nostri membri che sempre ci affiancano, ci sostengono e hanno fiducia in noi di quello che facciamo. Certamente è un onore averli con noi. Adesso andrete a vedere qualche corsa? Ma certamente noi ci stiamo già preparando per il Gran Premio del Canada, con la speranza che sarà una doppietta per noi. Però poi in seguito andremo anche a Monza, a settembre saremo là, siamo già organizzati con oltre 40 persone, 50, no anzi siamo 60 persone, mi correggo, e con la passione che poi il prossimo anno andremo perfino in Australia, quindi sei anche invitato tu. Grazie, speriamo di poter andare a trovare anche le nostre comunità calabresi in Australia. Cosa si prova a vedere una gara di Formula 1 a Monza, che è il tempio delle corse automobilistiche? Beh, Monza è indescrivibile, anche qualsiasi risultato che fa la Ferrari è una gioia, è una festa per noi ferraristi. Là è il tempio, come si dice, della Ferrari. Noi, come si dice, con la nostra forza e la vostra volontà la vogliamo spingere fino ad arrivare al podio, ma se non ci dovesse riuscire, noi festeggiamo lo stesso come se fosse vincente, come se fosse al di sopra di tutto. Tra i ferraristi di Woodbridge abbiamo anche un calabrese doc, Vince, che viene dalla provincia di Reggio Calabria. Reggio Calabria, Bagnara Calabra, precisamente. Quante Ferrari ha avuto nella sua storia? Io ne ho avuti 3. Ho incominciato con la 308, la 308, la 360 e ora ho la 458, 458, Italia. Quanto consumano, diciamo la verità. Ti dico la verità, se tu hai una Ferrari non penso al consumo, e se no che macchina è di prestigio, no? Quante volte la usa all'anno? Allora, io la uso quando il tempo è buono e la uso sabato e domenica. Come sarebbe una Ferrari camminare per le strade della nostra Calabria? Come la immagina? L'immagino
che come ho visto l'ultima volta le strade sono tutte rotte, non penso che la Ferrari andava bene là. Non penso. Speriamo al meglio. Almeno qua a Woodbridge c'è una grossa percentuale di macchine Ferrari. Sì, io penso che siamo l'80% delle Ferrari in Toronto sono tutte a Woodbridge. E c'è che ce n'è due, che tre, abbiamo una selezione di tutti i modelli pure. Fate qualche raduno qua? Sì, ci abbiamo la Ferrari Club, la Ferrari il dealer o concessionario, che due o tre volte l'anno fa raduni, e andiamo alla famosa pista di Formula 1 di Mosport e abbiamo il piacere di fare 20 giri a testa con la Ferrari nella track, con la tuta, con l'elmet, con il casco e tutto così, e due o tre volte l'anno facciamo questo e ci divertiamo. Questo è lo sfogo che possiamo fare noi altri avendo la macchina, per farla sfogare un po'. Yeah. La festa della Ferrari ci hanno raggiunto a Toronto altre associazioni che provengono dal resto del mondo. Il presidente dell'associazione Ferrari di Scuderia Ferrari Club Latina, sono Francesco Sciuto e sono venuto con i miei collaboratori Maurizio Relli, Jacopo Relli e Massimo Passone. Come mai vi siete spinti fino al lontano Canada? Diciamo che è una cosa organizzata quasi un anno fa al Gran Premio di Monza dell'anno scorso insieme al presidente del club di Toronto. È nata quasi per gioco e poi alla fine è diventata una piacevole realtà. Quanti club ci sono qui in Italia e anche nel mondo? Beh, diciamo che i club in Italia sono un centinaio, penso. Adesso a Latina noi siamo 10 club. Lazio, scusami. Ecco. E nel mondo siamo già 210, 200 e qualcosa, sì. Invece quanti soci avete nella vostra associazione? Grazie di questa intervista, io sono Paolo Pavesi, Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso. Nella nostra associazione abbiamo chiuso l'anno scorso bensì con 456 soci. Ho avuto l'onore di questo invito con Antonio Foligno, grande amico, anche lui componente del CICO. Io, oltre a essere presidente di Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso, sono rappresentante del Brasile. Per ciò che riguarda Ferrari, ho colto l'occasione per festeggiare i 50 anni di mia moglie Paola. Paola che la segue in questa passione. Sì, che mi segue passione. E anche perché si chiama Paola Ferrari, quindi mi sembrava giusto festeggiare con lei qua con gli amici di Toronto questo grandissimo evento. Andrete a Montreal oppure no? Sì, sì, sì. Andiamo a Montreal a vedere il Gran Premio insieme agli amici di Scuderia Ferrari Club Latina. Quindi invece voi sempre da Latina. Sì. Il numero dei soci di questa vostra associazione? Ma allora, l'anno scorso, diciamo, come primo anno ne abbiamo contati ben 91 e quest'anno puntiamo ad incrementare, a confermare quelli dell'anno scorso ed incrementare maggiormente il numero di soci. E non è semplice così come possa sembrare, però diciamo che le vittorie iniziali e l'impegno e la passione che ci stiamo mettendo ci permettono di essere ottimisti nel raggiungere e aumentare l'obiettivo dello scorso anno. Il pilota per eccellenza della Ferrari. Beh, domanda facile quest'anno. Seb Vettel, ovviamente. Nel passato? Michael Schumacher. Ma abbiamo avuto anche dei piloti italiani, ne ricordi qualcuno? Io visti dal vivo no, quindi non voglio. Forse eri ancora piccolo quando l'ultimo italiano correva con la Ferrari, che non era Fisichella collaudatore. Io sono ancora piccolissimo. Sì, in realtà Michele Arboreto, dove Maurizio era presente l'anno scorso in un evento che abbiamo fatto noi, abbiamo avuto la moglie, ne siamo stati onorati della moglie, ma un grande pilota e un grande uomo. Sì. Un calabrese adottivo, anche se non lo è, però sempre in mezzo alle nostre comunità e stasera anche al Club Ferrari. Un suo parere su questa serata organizzata da un altro calabrese come Antonio Folino.
Naturalmente, sì, io sono, mi sento molto onorato di essere membro di questa scuderia di Toronto e mi trovo molto bene di tutte le attività come la Ferrari e anche altre cose. E che qui è veramente in Toronto, Canada, facciamo tante di queste belle di ritrovarci tutti insieme. E dico anche che mi trovo molto bene con questi amici calabresi, viaggio tanto in Calabria anche se sono un laziale, però io mi trovo proprio profondamente benissimo. Cosa le piace di più della Calabria, dato che siamo in tema adesso? Diciamo l'amicizia è molto, molto accogliente e con tanto di rispetto, e dopo la zona buona dove veramente ci sono i celibati, le robe buone per mangiare, diciamo, e anche un'accoglienza della grande amicizia. Franco Di Girolamo, il più bel modello Ferrari secondo lei? Non è secondo me, è quello che avevo ed ho venduto e mi sono pentito amaramente di averlo venduto, la 575 Modena col cambio standard. Quanto arrivava? Arriva a 300 e oltre, ma non lo puoi portare, quindi tutte le Ferrari sono veloci, ma qua avete pure strade che potrebbero pure andarci, però i limiti di velocità meglio tenerli. Sì, andiamo al Mosport una volta all'anno e ci divertiamo. Quindi questa passione nasce da tanto tempo? Nasce da quando ero bambino, perché a Pescara, io sono di Pescara, una volta c'era la Coppa Cerba, che era la Formula 1, era il circuito più lungo del mondo a quella volta là. E mi ricordo che mio padre, la buon'anima, mi portava a vedere la Coppa Cerba, quindi ogni anno lo vedevo. Scuderia Ferrari Club Toronto, in recognition of your fifth anniversary, June 2nd, 2018, signed by His Honorable Maurizio Bevilacqua. Thank you and continue to have a great time. Thank you, Mario Ferri, on behalf of the City of Vaughan, il nostro sindaco, Maurizio Bevilacqua, thank you. Vaughan always supportive of all the activities of Scuderia Ferrari of Toronto. Thank you. And now I take the opportunity to call all the members to dance and enjoy the rest of the evening. And our friends from Italy, they have a banner with Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve che... lo facciamo dopo. E poi chi vuole anche fare la fotografia con questo banner striscione di Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve non è solo un grande pilota, ma è un grande canadese, the great Canadian. Really a liaison between our community in Canada and Italy. Congratulazioni. Big round of applause for the group right here. They're the guys that make it happen. Yes. Ultimo giro con Massa che fa segnare dei parziali record, vuole lasciare anche lui la sua impronta ed è stato importantissimo anche nel gioco di squadra. Felipe appena confermato, Kimi Raikkonen, ultime curve che lo portano verso il titolo iridato, un titolo iridato a piloti che sembrava non più alla portata del finlandese della Ferrari e che invece in questo straordinario Gran Premio del Brasile la Ferrari ha ampiamente meritato. Kimi Raikkonen, ultime curve sulla sopraelevata prima del
traguardo. Kimi Raikkonen in bandiera a scacchi, vince Kimi Raikkonen il Gran Premio del Brasile davanti a Massa, con Alonso che è dietro. La Ferrari ha vinto, attendiamo il passaggio degli altri, Raikkonen e Massa, doppietta Ferrari, straordinaria sesta vittoria per il finlandese in questo campionato, ed è la quinta ed è la quarta doppietta, la 76esima. Con, vedete, Hamilton, la sua delusione, un grande campionato, ma il titolo iridato è sfumato proprio nell'ultima gara. Kimi Raikkonen vince il Gran Premio del Brasile ed è campione del mondo. Kimi Raikkonen su Ferrari vince il titolo iridato 2007. Massa è secondo, grande doppietta, arrivo in parata per la Ferrari, bandiera al vento, la torcida, e vedete che Alonso applaude, sembrava un sogno e invece si è realizzato, bandiere rosse al vento, la Ferrari vince per la quindicesima volta il titolo mondiale piloti. È il tredicesimo mondiale costruttori per la scuderia di Maranello, il quinto consecutivo, un'impresa mai riuscita da altre squadre, e Michael Schumacher è matematicamente campione del mondo per il 2003, per la sesta volta nella sua carriera, per la quarta volta consecutiva con la Ferrari. Barrichello è sul podio, meritatamente anche Raikkonen, valoroso avversario di Michael Schumacher, e Coulthard, poi Button, Trulli, Sato, D'Amatta e Michael Schumacher a punti, bravissimo anche l'italiano della Renault.